Buonasera. Io mi chiamo Cheikh Stene, vengo dal Senegal, vivo in Italia da otto anni. Io sono un mediatore culturale, lavoro sull'immigrazione. Quindi quando mi chiedono sull'immigrazione avrò tanto da parlare perché è la mia esperienza. Perché è la mia esperienza che anche io sono un bus driver. Quando sono arrivato in Italia mi hanno arrestato per motivi di guidare le barche. Io credo nel movimento di, credo nella libertà di movimento, perché la libertà di movimento è un diritto, non è un reato. Quindi quando siamo arrivati in Italia siamo arrestati accusandoci le scafiste che non siamo. Quindi abbiamo l'esperienza che abbiamo vissuto la nostra pelle, perché abbiamo visto le carceri, i carceri che non ci sono i mediatori, i carceri che non ci sono le scuole, i carceri che non ci sono le possibilità di andare avanti. Quindi chiediamo, denunciamo i carceri italiani, perché nessuno deve esserci per avere guidare una barca per entrare nel carcere italiani. Questo non è giusto, non è, è sbagliato, perché questa non è legge, non è giustizia, è sbagliato, perché quando lo dico questo è cercare le cose facili, ignorare la verità. Perché quando siamo stati in Libia, lì dove c'è le prigioni, lì dove ci sono i trafficanti, sono lì, ma noi abbiamo cercato di salvare la nostra gente più possibile attraversare il mare Mediterraneo. Quando siamo arrivati qua siamo accusati le scafiste, quindi noi non le siamo. Non le siamo, siamo i capitani che abbiamo guidato le barche per attraversare il mare Mediterraneo, per salvare tante vite, perché la Libia lì c'è guerra, Libia c'è fame, Libia c'è disumanità. Quindi arrivando in Italia qui, vedendo queste cose, non ha tanta differenza con la Libia e con la disumanità. Io ho fatto parte di un gruppo di Malduce, si chiama Malduce. Faccio parte anche di un gruppo che si chiama i ragazzi Baifal. Sono vicepresidente dei ragazzi di Baifal, perché i ragazzi di Baifal è una realtà. I ragazzi che sono stati in discriminati, criminalizzati, che sono stati in Libia, sono stati anche in carcere italiani. Io faccio parte di questo gruppo. Quando siamo arrivati in Italia, dopo l'escarcerazione, non potevamo inserirci nelle comunità, neanche nel centro accoglienza, siamo abbandonati fuori. Così siamo uniti in una carità, si chiama Biagio Conte, lì che abbiamo creato il nostro gruppo, sostenerci tra di noi nel cibo, nel soldi che quello che lavoravano. Quindi alla fine avevamo tutti gli stessi problemi, perché siamo guidati le barche, siamo arrivati in Italia clandestini, quindi avevamo tutti lo stesso problema. Abbiamo creato questo gruppo, si chiama i ragazzi Baifal. Adesso l'abbiamo registrato come associazione e stiamo denunciando questo fatto che nessuno deve stare in carcere per avere guidare una barca, nessuno deve essere vivere questa mancanza di diritto perché hai guidato una barca. Quindi denunciamo questo fatto che l'Italia sta massando i ragazzi, perché immaginate, questo è molto importante. Una volta che sei in mare, sapendo che hai visto un aereo, sapendo che quando ti hanno visto, quel periodo non c'è nessuno che prenderà rischio a prendere il motore per guidare la barca, perché rischiano di andare in carcere, perché sapranno che ti arresteranno una volta che ti hanno visto con il motore. Quindi una volta che siamo su un mare internazionale, nessuno prenderà il rischio di guidare la barca, così le barche affondano e gente muoiono. Per arrestare una persona, fa affondare un barco di 130 persone o un barco di 140 persone.
questo non è legge, non è giustizia, questo è sbagliatissimo, questo dovranno saperlo perché i barca sono i gommoni, anche cariche 120 persone, 140 persone, se nessuno le guida, se nessuno le prende il motore a gestirlo, questa barca fonderà. Quando fonderà la gente moriranno. Quindi l'Italia che sta cercando di arrestare una persona su una barca, questa barca ha affondato perché il capitano ha lasciato il motore nascondo dentro della gente, per così non può andare in carcere, così causa tanti morti, tanti morti, tanti morti. Quindi denunziamo anche questo fatto che l'Italia sta ammazzando proprio i propri ragazzi per cercare uno sul 140 oppure due sul 150 persone per portare in galera. In galera qui non è una cosa che l'aspettano, perché questo tipo di galera sta togliendo un dignità, sta togliendo un'umanità che non può ridargli più nella vita dei ragazzi. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno invitato a parlare, ringrazio a tutti.